tutti noi abbiamo sempre intuito, ma che adesso la medicina finalmente sta provando, è che il nostro corpo umano è tutto un grande, cioè tutte le cellule comunicano con tutte, per cui abbiamo scoperto il secondo cervello a livello intestinale e esiste una comunicazione tra tutte le cellule, perché quando uno sta male, ha mal di schiena, è normale che poi possa avere delle sensazioni di fastidio anche a livello viscerale, perché sono proprio delle concause. Poi non dimentichiamo che una persona che soffre di dolore da tanto tempo, col tempo crea uno stato di depressione proprio dovuta al fatto che sta male e non riesce a risolverlo, per cui magari comincia a pensare di avere chissà che cosa, comincia ad avere anche dei problemi relazionali, perché spesso questi sono pazienti che sono soli, perché diciamocela tutta, avere in fianco uno che tutto il giorno ti dice che ha dolore dà fastidio a chiunque, per cui anche il più santo dei parenti alla fine comincia a essere un po' insofferente, queste persone si sentono ancora più sole, quindi è fondamentale da parte del medico, anche che affronta e ha a che fare con questi pazienti che ovviamente hanno le sindrome dolorose, fargli capire che non è solo, che ovviamente la strada della cura del dolore è una strada lunga, non quasi mai istantanea, nel senso che non esiste ti do la pillolina, da domani starei meglio. Ecco, no, magari il farmaco può intervenire sul momento, aiuta, ma non tanto, risolve. Tutto aiuta, ma la risoluzione completa istantanea non c'è mai, che bisogna cercare di instaurare un buon rapporto di fiducia e avere pazienza, che è un'amicizia che durerà generalmente molti anni. Esatto. Però forse anche è una, psicologicamente è un aiuto questo, si sa di non essere più lasciati sicuramente a se stessi. Perché proprio a volte proprio anche il concetto di essere, di sentirsi soli, uno si sente ancora più depresso, e la depressione è notissimo che aumenta, che riduce di molto la soglia del dolore, quindi aumenta di molto la percezione anche di un piccolo stimolo, per cui uno sente ancora più ancora male, ancora più dolore, per cui siamo, è tutto un grande problema da risolvere, cioè non posso solo pensare ho mal di schiena, ti risolvo quello, ma il paziente va visto nella sua complessità.